E salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ebbene sì, potevo non provare o portare sul canale un gioco a tema Dragon Quest? Assolutamente no, cioè, state scherzando? Ci troviamo su Dragon Quest of the Stars, nuovo gioco uscito esattamente il 25 di febbraio all'interno dell'App Store. Quindi sentite già il jingle classico di Dragon Quest che mi fa scendere addirittura la lacrimuccia. E parliamo di questo gioco, un gioco che è stato fortemente criticato da un lato e anche fortemente apprezzato dall'altro. Io ho avuto modo di poterlo provare un pochino. Quello che faremo oggi in realtà sarà un re-roll in realtà del mio vecchio tentativo, anche perché voglio farvi vedere il gioco dall'inizio, voglio farvi vedere tutto ciò che è possibile fare. Non so se in realtà mi ci appassionerò più di tanto e che quindi magari avrò modo di poterlo portare o in live o addirittura in futuro per quanto riguarda video o comunque serie, tra virgolette. Però giustamente la curiosità c'è e quindi l'ho voluto provare. Perdonate ovviamente la grafica fatta un po' a caso, perché non ci sono ancora tantissime immagini con le quali posso lavorare per crearmi una grafica vera e propria. Ho fatto praticamente una sorta di collage con diverse immagini delle varie pubblicità di quest'app, quindi per il momento accontentiamoci di questo. Per quanto riguarda ciò che voglio fare oggi, ve lo stavo appunto dicendo, è un inizio da capo, proprio per spiegarvi quelle che sono le meccaniche fondamentali del gioco, ma spiegarvi soprattutto come effettivamente si può giocare. Allora, andiamo subito su New Game. Ovviamente accettiamo le condizioni e termini d'uso e startiamo la nuova partita, dove avremo la possibilità addirittura di crearci il nostro avatar. Quindi avremo la possibilità di creare il proprio personaggio a immagine e somiglianza di quello che vogliamo noi. Quindi o maschio o femmina, al solito. Questa è una cosa che comunque ho apprezzato parecchio, perché si ha una sorta di caratterizzazione anche del personaggio. Noi ovviamente siamo dei maschietti. Abbiamo la possibilità di dare una impostazione automatica cliccando su auto e facendo spuntare comunque un personaggio generato randomicamente dal computer o comunque dal calcolatore che appunto abbiamo di fronte, oppure custom se vogliamo essere noi a personalizzare il personaggio. Possiamo personalizzare il look per quanto riguarda capelli, occhi, colore dei capelli, colore degli occhi. Non abbiamo possibilità di poter modificare altro, e direi anche che sia giusto così, perché comunque su un gioco di dispositivo mobile non ti puoi permettere di fare chissà quali ritocchi. Il personaggio che mi ero creato io era esattamente un personaggio a immagine e somiglianza di Sephiroth. Questo penso che era quasi scontato per chi mi conosca. Andiamo avanti, ovviamente i colori dei capelli vanno bene così. Gli occhi in realtà forse avevo lasciato questi, o forse sì, avevo lasciato questi, però di colore ovviamente praticamente azzurrino, perché comunque Sephiroth dovrei mettere forse questi. Skin ovviamente bianco. E andiamo avanti con questo look. Il nome ovviamente lo possiamo scegliere un po' come vogliamo noi. Io ovviamente andrò per il mio classico Joe 192, che ovviamente dobbiamo utilizzare, e possiamo entrare finalmente in game. Una volta entrati in game dovremo affrontare un piccolissimo tutorial, veramente molto breve, di questo ne sono molto molto contento, ne sono davvero davvero contento. Nel frattempo qua abbiamo connessione ai vari social dei giochi, e praticamente quando finiremo questo tutorial avremo la possibilità anche di pullare in un banner che ci daranno esclusivo per i nuovi giocatori, e ci daranno anche comunque delle gemme di benvenuto proprio per magari iniziare a maxare i nostri personaggi. Allora, guardiamo l'introduzione, se tra l'altro questa non si può skippare, non si può saltare, quindi dobbiamo necessariamente guardare l'introduzione del gioco, che è comunque abbastanza rapida. Qui ovviamente un pochino mi sta scattando perché non ho scaricato effettivamente tutti i dati di gioco, quindi li carica man mano.
cosa che in realtà avrei dovuto fare forse, però vabbè, ci siamo. Come potete vedere abbiamo la possibilità di poter mandare avanti dialoghi, di poterli portare in maniera automatica, anzi in maniera più veloce, premendo il tasto con le due frecce in basso a destra, come ho appena cliccato io, next per andare ovviamente avanti con la finestra di dialogo, oppure, cosa decisamente utile, andare sull'auto mode. Auto mode, quindi se premiamo il tasto insieme all'auto mode potete notare come il dialogo inizi a ad essere letteralmente veloce, quindi ci permette di risparmiare parecchio tempo. Avremo anche la possibilità di skippare alcune scene e alcuni dialoghi, quindi non per forza dobbiamo guardare tutto, ma questo, giustamente essendo il tutorial iniziale, non può essere skippato, però può essere portato avanti velocemente, quindi direi che questo già è un ottimo pretesto per giocare. Qui ovviamente abbiamo le solite presentazioni, abbiamo il libro delle quest, ci viene presentato il mondo dove appunto facciamo parte con i nostri personaggi. Avremo a disposizione un party da 3 membri addirittura che possiamo gestire e interscambiare come vogliamo noi. Per quanto riguarda interscambiare intendo dire che può essere cambiato il look, può essere cambiato il nome, può essere cambiato addirittura l'aspetto fisico. Quindi possiamo tranquillamente avere una gestione a 360 gradi per quanto riguarda i nostri personaggi. Io nella mia vecchia partita addirittura avevo fatto Sephiroth, Zack e Cloud, avevo fatto praticamente il team Soldier, anche se in realtà forse quello che voglio fare in questa nuova partita saranno Sephiroth, Angel e Genesis, proprio per fare il vecchio team Soldier, fratelli, se così si può dire. Qua ci viene spiegato il fatto che noi dovremo viaggiare diciamo attorno a quest'isola e dovremo affrontare diverse quest per raggiungere appunto diverse locazioni. Ecco, vedete, questa è la prima. Quindi dobbiamo tappare qui e poi tappare go here. E una volta fatto questo, abbiamo l'obiettivo in alto a sinistra, che in questo caso è visit the near town, quindi visitare la città vicina, e poi fare embark per appunto affrontare questa missione. Come in ogni gioco che si rispetti di ruolo o in generale qualsiasi gioco che faccia parte di un RPG o dei giochi mobile in questo caso, abbiamo a disposizione la possibilità di poter selezionare un avventuriero che sarà il nostro amico, il nostro friend support per così dire. Quindi andiamo avanti. Qui ovviamente non abbiamo nessun item, non abbiamo nulla purtroppo, perché ci saranno anche degli oggetti che potremo portare con noi come erbe curative, pozioni di mana, eccetera, eccetera, e andare avanti. In futuro verranno sbloccati, ecco, anche i food, che daranno comunque delle statistiche permanenti per tutta la durata della quest. Per il momento noi non abbiamo niente, quindi andiamo avanti. Andiamo avanti e affrontiamo questa prima quest, dove avremo possibilità di vedere il sistema di combattimento. Come potete vedere lo slime ci attacca. Stile di combattimento classicheggiante, a me ricorda tantissimo Dragon Quest 8, l'Odissea del Re Perduto, se fate caso per il titolo PlayStation 2, solo che in questo caso noi vediamo praticamente i personaggi attaccare. In questo caso automaticamente, perché giustamente abbiamo messo la impostazione auto ed essendo un tutorial fa tutto da solo. Poi successivamente, come potete vedere, ci spiegano anche le diverse meccaniche dei nostri personaggi, ovvero il Chain Attack. Quindi un attacco concatenato, un attacco speciale che possiamo sbloccare ogni tot durante la nostra battaglia. In base ovviamente anche ai nostri equipaggiamenti e in base anche appunto alla nostra potenza in questo caso. Ora qui come potete vedere abbiamo il tutorial perché tutti quanti stanno sbloccando l'attacco in chain. Quindi è possibile appunto effettuare una combo. Quindi premere 1, premere 2, premere 3 e premere 4. Per effettuare appunto questo attacco in combo. Diciamo che il meccanismo è abbastanza semplice anche della battaglia, quindi non sono diciamo stupito in questo caso dalla difficoltà o in generale per quanto riguarda le quest. È abbastanza semplice come gameplay, abbastanza intuitivo. C'è anche la difesa che tra l'altro possiamo utilizzare, vedete ci sono le skill di cura, le skill di difesa e tutto, che sarà ovviamente calibrato e basato sui nostri equipaggiamenti, quindi stiamo attenti a questo discorso.
Successivamente ci viene spiegato che quando arriveremo in una cittadina, quando arriveremo ad un villaggio, i nostri HP verranno curati automaticamente. Quindi prendiamo il bottino dal completamento della quest e possiamo proseguire. Nel frattempo prendiamo anche l'esperienza che ci permetterà di aumentare il nostro livello di esploratore, o comunque del nostro livello di diciamo di quest, proprio in generale, proprio di come dire, di esploratore, se così si può dire. Qui ci viene mostrato il menu dove abbiamo la possibilità di poter giochicchiare un pochino con quello che è lo gem shop, per acquistare ovviamente le gemme, o in generale per avere il deposito della banca. Il deposito della banca, il beauty saloon, che come vi stavo dicendo prima serve appunto per modificare esteticamente i nostri personaggi, e poi ovviamente anche il mercante, dove avremo la possibilità di poter vendere tutti gli oggetti che abbiamo in esubero, o comunque tutti gli oggetti che non ci interessano, per potenziarci o per fare altro. Adesso è arrivato il momento di fare la prima pull del nostro profilo. La prima pull del nostro profilo, che ovviamente ci viene offerta dal ci viene offerta dal gioco stesso. Infatti, come vi stavo dicendo prima, rerollare su questo gioco è davvero davvero veloce. Quindi veramente ottima questa cosa. Potete rerollare tutte le volte che volete per ottenere comunque la combinazione di oggetti che vi interessa. Vediamo come va a me. Vediamo se è l'occasione di tenere questo profilo o magari continuare a rerollare per passarmi il tempo. Andiamo avanti. 1500 gemme per questa prima multi scontata. In realtà tutte le multi costano 3000 gemme, quindi questo già ve lo faccio sapere. Non so effettivamente quanto si riesca a guadagnare dalle varie quest. Non ci sono arrivato purtroppo, ma 3000 gemme sicuramente non saranno forse troppo troppo lunghe. Animazioni che ci fanno capire anche quali oggetti riusciamo ad ottenere. Il baule, se non salta, darà un oggetto 3 stelle, con un salto darà un oggetto 4 stelle, con due o più salti riceveremo un oggetto addirittura a 5 stelle. Quindi primo oggetto 4 stelle, secondo oggetto 4 stelle. Le rarità qui, da quello che ho visto al momento, sono soltanto 3, 4 e 5 stelle, quindi fortunatamente diciamo che nella peggiore delle ipotesi becchi un 4 stelle e va bene comunque, perché alla fine è diciamo una media per quanto riguarda l'equipaggiamento top, che sarebbe quello 5 stelle, però così facendo non è malvagio. Quindi tutti oggetti 4 stelle al momento, una 5 stelle è garantita fortunatamente per ogni multipool, quindi già almeno abbiamo la possibilità di guadagnare. Ed ecco qui la nostra 5 stelle, che è una staffa Hocus Locus, che penso chiuda questa nostra pool. La prima pool da 5, perché ovviamente è quella scontata, quindi metà degli oggetti, però tutte 4 stelle e una 5 stelle, quindi non male. E poi tutto il bottino viene raccolto e ovviamente dato al giocatore. Ovviamente adesso avremo a disposizione il tutorial per farci equipaggiare gli oggetti che giustamente abbiamo ottenuto, quindi bisogna andare sulla schermata home, quindi sulla schermata principale, cliccare su attributi e poi equipaggiamento. Equipaggiamento, e poi abbiamo le diverse scelte che possiamo fare tramite gli oggetti che possediamo, quindi le armi, in questo caso mettiamo sta staffa che è quella che abbiamo preso finora. Poi successivamente abbiamo le armature da poter cambiare, quindi mettiamo anche il nostro cappello, eccolo qua, che ci aumenta comunque la statistica, l'attacco magico, tutto quello che è l'evasione eccetera eccetera. Vedete, qui stiamo equipaggiando praticamente tutti gli oggetti che abbiamo ottenuto, e adesso abbiamo praticamente un ibrido di personaggio che fa anche abbastanza schifo. Quindi benissimo così, abbiamo cominciato nella maniera esatta, nella maniera corretta. Successivamente ci viene sbloccata la mappa del mondo, eccola qui, che ci permette di poter esplorare le altre regioni. Esiste un sistema di stamina, quindi purtroppo non possiamo giocare all'infinito, anzi all'inizio in realtà probabilmente sì, perché aumentare di livello sicuramente ricaricherà tutta la stamina, come abbiamo già imparato da alcuni giochi che ho provato sul dispositivo mobile. E qui, come potete vedere, abbiamo a disposizione la nuova quest. Però, prima di fare questa nuova quest, ritorniamo indietro, perché il tutorial in realtà è già finito qua, almeno quello iniziale. Infatti, adesso abbiamo il login bonus, che ci permette di ottenere altri materiali, ma
fino a non so quando in realtà. Approfittatene, se state vedendo questo video, ovviamente quando lo caricherò, perché nel momento in cui noi otterremo le ricompense avremo a disposizione ben 3400 gemme. 3400 gemme ci consentono di fare un'altra multi, quindi tanta roba. E tra l'altro una multi in questo caso sarà anche gratuita, quindi in realtà noi facciamo tre multi ogni qualvolta rerolliamo in questo periodo. Approfittatene perché è davvero un'occasione buonissima per avere un profilo di tutto rispetto. Questo ovviamente è il diario che io ovviamente ho aperto così, ho chiuso ma solo perché mi dava fastidio la notifica. Andiamo a farci ste pull, d'altronde diciamo che il tutorial è finito, quindi andiamo a pullare. Primo banner dove abbiamo la possibilità di equipaggiare il completo del drago, la prima multi da 10 addirittura è gratuita, ma noi abbiamo anche i ticket che non utilizzeremo qui perché il set del drago è decisamente più debole rispetto a quello dei metal slime. Quindi qui facciamo soltanto la free multi che ci viene regalata con un 5 stelle garantito alla fine, ci tengo a ricordare, e vediamo un po' cosa otteniamo. Quindi un altro 4 stelle, quindi altra multi con, partiamo subito con un 4 stelle, poi altra 4 stelle, un'altra, questa dovrebbe essere una lancia in realtà, ah no, una staffa, quindi no, non è assolutamente buona. Altra 4 stelle, mazza chiodata, Marauder Small, poi un altro 4 stelle, un altro elmo, Giga Steel Helmet. Andiamo avanti, altra 4 stelle con un'altra armatura, Platinum Mail Top. Ci sono anche diversi kit poi che hanno degli effetti addizionali, da quello che ho capito, ma vedremo poi in futuro se effettivamente sarà così. Tutti 4 stelle, questo è il top, Platinum Mail Bottom, quindi abbiamo già sopra e sotto. Un altro 4 stelle, Luft's Shield. Questa cos'è? Una lancia? Ecco, Lightning Lance, quindi ok. Vediamo questo 5 stelle. Una tiara? Thinking Cup, la tiara. Non mi fa impazzire, mi è uscito un profilo totalmente magico in questo profilo. Anche se in realtà questa tiara, se non sbaglio, dovrebbe essere uno degli oggetti ultra rari di questo banner. Quindi in realtà non mi è andata neanche tanto male. Perché se io vado avanti qua, io mi ricordo di averla già vista, questa tiara. Se non sbaglio, no, questo è il... No. Vedete? Sì. Thinking Cup è uno degli oggetti rari di questa multi. Perché mi permette appunto di avere la main skill Attack Spell Tricks. Quindi, beh, oddio, se vi interessa fare un personaggio mago, questo è un oggetto che sicuramente sarà utile. Andiamo invece... Adesso nell'altro banner, dove abbiamo appunto il completo del Metal Slime, dove abbiamo una singola estrazione gratuita, non so se è per tutti i giorni, e poi ci andiamo a spendere anche i ticket. Oh, Platinum Helm, mi sono fatto praticamente tutto il completo, praticamente. Lucky Chest Ticket, sì, utilizziamo i ticket, ne abbiamo solo 5, ma... li utilizziamo, quindi vediamo un po' che cosa riusciamo a trovare. Magari un bel 5 stelle, ecco, questo è un 3 stelle, avete visto, non ha saltato, non ha fatto nulla come animazione, proprio perché appunto avevamo il 3 stelle. Andiamo avanti, secondo ticket, vediamo cosa otteniamo con il secondo ticket. Un 4 stelle, che è un martello gigante, Giant's Hammer appunto si chiama, manco a farlo apposta. E draw again, ancora ticket, questo è il terzo ticket che stiamo utilizzando, dopo faremo la multi anche su questo banner e poi probabilmente ci saluteremo, anche perché diciamo che tutto il resto del tutorial, andando avanti, in realtà vorrei scoprire magari quanto si riesce a farmare nelle varie quest, nelle varie missioni, perché in realtà non l'ho visto, ma se dovessero essere già 50 o 100 gemme per quanto riguarda la singola stage o comunque in generale il singolo percorso, sicuramente vale la pena
continuare a giocare, farmare e pullare dove appunto si ha la necessità di pullare. Abbiamo l'ultimo ticket, quindi sfruttiamolo. Bone Crusher 4 stelle che non mi interessa assolutamente. 5 stelle che... Oddio, abbiamo preso la Metal Slime X, quindi l'accetta del Metal Slime, quindi parte dell'equipaggiamento Metal Slime. Fighissimo. Questo già è un ottimo oggetto. Questo già è un ottimo oggetto. Main skill Asteroid Belter addirittura. Wow, questo è figo. Questo è un oggetto figo. Vediamo cosa succede con questa multi. Potrei pensare di tenere questo profilo. Vedete? Eccola qui. La Metal Slime X. Abbiamo tutte le Metal Slime Weapon che ovviamente fanno parte del banner esclusivo in questo caso. Sì, andiamoci a fare la multi. Quindi 5 stelle è garantita, ma ovviamente possibilità di poter trovare altra roba. Quindi vediamo subito 4 stelle. Il top di questa noi già ce l'abbiamo, se non sbaglio, la Genma Armor. Poi, altro 4 stelle, se sono le Dagger, Dread Dagger. Poi, sempre 4 stelle, un altro Platinum Bottom come armor. Andiamo ancora avanti. Questo 3 stelle direttamente, senza animazione, senza niente. Andiamo ancora avanti. Altro 3 stelle senza animazione, senza niente, purtroppo per noi. Quindi mi sa che qua c'è un bel rerollino tattico. Altra armatura. Altra 4 stelle. Questo è un boomerang. È Ninja Cutter. Sì, tecnicamente dovrebbe essere. Un'altra 3 stelle. Madonna, che brutta sta multi. Quella che avevo fatto prima erano tutte 4 stelle e 5 stelle almeno. Qua invece... Un'altra lancia, Demon Spear. E qua dovrebbe esserci forse la 5 stelle garantita, che è... la spada del Metal Slime! Ah no, Zombie Killer? No, madonna come mi sono triggerato. Pensavo fosse la spada del Metal Slime, invece no. Però non è brutta questa spada, eh. Dovrei vedere effettivamente quali sono le caratteristiche. Non è malvagia, non mi sembrava malvagia. Anche se ovviamente la Metal Slime Sword è il premio più ambito possibilmente. Andiamo a vedere attributi, equipaggiamenti e andiamo a vedere i vari equipaggiamenti. Quindi 82 e 98 addirittura la Metal Slime X. Mamma mia, che potenza. Poi Thinking Cap, che ovviamente non mi serve più di tanto, però ci sta. Qua mettiamo invece la Platinum, perché, anzi no, mettiamo questa che mi dà più difesa, perché sotto di questo ce l'ho pure. Eccolo qua, vedete, Genma Armor Top e Genma Armor Bottom. Poi Platinum Shield. Accessori non ne abbiamo. Chissà se fare tutto il kit completo, tutto il set completo in realtà mi possa dare più vantaggi rispetto a quelli che immagino. Gli altri per adesso non equipaggiamo nulla degli altri personaggi perché in realtà non me ne frega nulla. Siamo rimasti a 400 gemme. Qua ancora mi dà un punto esclamativo che non so perché. Lucky Chest Vault. Perché? Che cos'è? Ah, ok, mi spiega appunto il fatto che posso mettere oggetti in deposito, che li posso vendere, eccetera, eccetera. Quindi questo per il momento non ci interessa. E proviamo ad andare un po' avanti, vediamo effettivamente, ecco da qui. Difficulty 1, stamina 1, battaglia 3. Ok, andiamo. Prendiamo un altro dei nostri oggetti. Dei nostri, diciamo, companion. Qui adesso abbiamo gli oggetti che adesso ci fanno selezionare, che in questo caso sono delle erbe medicinali. E qui abbiamo il food, che come vi stavo dicendo prima, dà un effetto permanente per tutta quanta la durata della battaglia. Quindi andiamo avanti, facciamo imbarco per appunto andare avanti. E come potete vedere, la stamina si sta ricaricando perché ne abbiamo già spesa una. Ogni 3 minuti avremo uno di stamina recuperato. Qui mettiamo ovviamente la velocità avanzata, selezioniamo lo slime che dobbiamo sconfiggere, tappando ovviamente su di lui. Abbiamo qua le abilità speciali addirittura che possono essere, vedete, scrollate in base agli oggetti che possediamo, vedete, difesa, heal, oppure l'attacco speciale, heal, eccetera, eccetera. Quindi possiamo decidere noi effettivamente cosa utilizzare come skill speciale o addirittura
come concatenazione dei vari turni. Qua ovviamente fatto velocemente fa tutto da solo, quindi non si ha la possibilità di gestire. Ma qualora volessi gestire poi il combattimento, posso tranquillamente utilizzare. Vedete, posso fare questi attacchi combinati anche con la modalità auto, però come potete vedere, ovviamente con le prime fasi non servono assolutamente. E di qui andiamo al campo. Perfetto, Sage Cottage discovered. Quindi punti esperienza che ci permettono di salire di livello. L'aumento di livello, vedete, ci danno delle statistiche bonus che aumentano di base. Qui abbiamo ottenuto un forziere e poi altri item. Quindi prendiamo tutto. Ci sono, vedete, anche gli oggetti 2 stelle che però vengono presi proprio come trash, no? Come spazzatura praticamente dalle quest, che serviranno sicuramente per potenziare le varie armi. Skippiamo per ora perché tanto i dialoghi non ce ne frega nulla. In realtà, io vorrei vedere se è possibile farmare tramite appunto, come dire, tramite quest. Cioè, se si possono farmare queste gemme tramite quest, o come addirittura farmare queste gemme. Non porto nulla, non mi interessa come oggetti, come proprio zero. Ci sono quattro battaglie qui. Vediamo che cosa riusciamo a combinare, a dire la verità. Vorrei vedere soltanto questa cosa insieme, sinceramente. E poi dopodiché posso anche staccare il video, anche se probabilmente rerollerò. Nonostante abbia ottenuto comunque degli ottimi item, in realtà vorrei almeno un kit bello potente da 5 stelle. Se no sarebbe inutile cominciare un'avventura così abbastanza zoppicati, come si suol dire. Quindi facciamo così, un bell'attacco potenziato. Beh, oddio. Niente di incredibile, qua noi l'abbiamo shottato giustamente. Turno 2. Ok, sconfitto. Vedete, non sto caricando le cioè sto caricando ancora le skill perché vedete rimangono in sospeso, quindi abbiamo la possibilità di poterle sfruttare poi successivamente, vedete? Posso utilizzare gli attacchi speciali. Che giustamente mi sto conservando poi per la wave finale, che possibilmente può essere un mini boss o una cosa del genere. Tanto gli slime possono essere shottati tranquillamente senza problema. Vediamo qua che cosa c'è. Uno slime. Ah no, vabbè, ma questo va bene così. Quindi facciamo addirittura così, proprio bello attacco. Bello l'attacco speciale dell'ascia, perché vedete ha fatto un attacco AOE. Non me l'aspettavo questo, a dire la verità. E qui siamo arrivati a destinazione. Perfetto, il tempio scoperto, discovered. Easy. Qui prendiamo altri punti esperienza, giustamente altro level up che ci danno altre statistiche di base. Ok, andiamo avanti. Next. Mi danno soltanto gold ed erbe medicinali, quindi le gemme effettivamente come le prendi? Oh, hai trovato un dungeon. Ecco, vedi, forse. Forse è da qua. Che dobbiamo. Che dobbiamo sfruttare per prendere le gemme? Che sia qui? Qua purtroppo non posso skippare, quindi siamo costretti a guardare il. Oddio! Charge break. Ma qua abbiamo. Ah, livello 50. Ma qua addirittura è proprio una. You have a skill that is ready to use. Ah, ecco, qua forse mi sta spiegando le skill speciali. Use yet more skills. Ah, quindi abbiamo la possibilità anche di, vedete, gestire praticamente le skill. Quindi anche qua, vedi, charge break. Perché poi puoi possedere anche più skill alla volta, addirittura. Quindi, wow. Multi slash. E mano a mano poi si iniziano a ricaricare. Ecco qui per esempio.
Ecco, come ti ho spiegato. Ecco, adesso qui ad esempio posso fare un attacco in chain, giusto? Esatto, vedi? E qua posso fare anche questo. Qui si stanno caricando le skill, qua difesa addirittura, ma non mi interessa. Vorrei caricare effettivamente, ecco, vedi, qua non dobbiamo questo. Bene. Vedi, magnificent. Quindi stiamo utilizzando. Ecco, qui adesso voglio utilizzare gli attacchi in sequenza, quindi voglio fare 1, 2, 3, 4. Quindi boom, poi boom, boom e bupede. Stanno scappando. È un epilogo abbastanza triste. Ah, è stato un sogno. Quindi ci sono dei sigilli, boss drop, strong medicine. Ah, qua ci sono ovviamente le classiche missioni per fare il complete, il clear, eccetera, eccetera. Vedete, first clear reward, cloth cap, medicinal herb, eccetera, eccetera. Qua mi dice però ovviamente di farlo, ma io in realtà vorrei vedere. Ecco, vedete, man mano. Eh sì, bisogna affrontare, diciamo, questi dungeon, queste missioni per ottenere comunque le gemme. Certo, 50 gemme come first clear, in realtà non mi sembra malvagissimo. Se consideriamo che le multi costano solo 3000 come gemme, come cristalli, devo ammettere che forse come qualità prezzo non è male. Bisogna vedere anche se nelle quest, quelle stupide, si riesce ad accumulare qualcosa di gemme. Magari fatemelo sapere voi, perché il video poi diventerebbe troppo lungo e rischierebbe di annoiare. Diciamo che già una mezz'oretta di gameplay è più che sufficiente per vedere effettivamente lo stile di gioco, per vedere un pochino la meccanica dei vari shop, la meccanica in generale del gioco, quindi direi che ci può stare. Io spero comunque di poterlo provare ancora un pochino, di poterci giocare ancora un pochino per conto mio. Sicuramente, se avrò la possibilità, proverò a registrare qualcos'altro per parlarne e magari per spiegarvi quello che ho potuto vedere finora all'interno di questo gioco. Dragon Quest per me ha un valore affettivo, quindi spero che veramente possa brillare come gioco, anche per dare comunque una variabilità al canale e non portare solo per Omnia e magari fare un po' di alternanza, se così si può dire, tra Dragon Quest e anche Opera Omnia. Sarebbe una cosa carina anche per me, per, diciamo, non avere la monotonia di fare sempre la stessa cosa. Ditemi voi cosa ne pensate di questo gioco, fatemi sapere cosa vi aspettate e che cosa magari volete implementata già da subito da qui. Io spero che il video vi sia piaciuto, nonostante la lunghezza, ma presentandovi comunque un gameplay dall'inizio, penso che questo sia il minimo. Non potevo fare altrimenti. Io vi ringrazio al solito per essere stati con me. Fatemi sapere cosa ne pensate. Grazie ancora e ci becchiamo alla prossima.